Juve, linea verde contro la Samp, turnover di Max premia i 2000. C'è una classifica reale e poi ne esiste un'altra virtuale. La Juventus oggi è al settimo posto con 35 punti. A 12 dalla zona Europa. Massimiliano Allegri però preferisce la versione con l'asterisco, dove la sua signora occupa la posizione che le spetterebbe senza la penalizzazione, seconda a pari merito con l'Inter. Con la possibilità di superarla e staccarla di 3 punti, i nerazzurri sono a 50, in caso di vittoria questa sera contro la Sampdoria. Per noi sarà un test importante, ha detto il tecnico bianconero, perché la classifica in campionato si fa con le piccole e queste partite non le devi sbagliare. Mancheranno i big Di Maria e Chiesa in attacco, Milik è ancora out, speriamo di riaverlo per l'Inter, e Pogba non è pronto per fare il titolare. Allora Max affida ai giovani, che in questa stagione sono diventati una grande risorsa, non solo Fabio Miretti e Nicolò Fagioli insieme dall'inizio, ma anche la scoperta più recente Enzo Barrenechea, lanciato a sorpresa nel derby al posto di Paredes per il match di stasera, candidato forte in cabina di regia. 2-2001 e 1-2003, a conferma che Allegri non decide in base alla carta d'identità ma bada soprattutto alla sostanza. La formazione la farò domani, oggi, NDR, le uniche certezze sono Perin in porta e Vlahovic in attacco, dice il tecnico. In mezzo giocherà uno tra Paredes e Barrenechea, per il resto vedrò dopo la rifinitura. Non è detto che se giochiamo con tre punte siamo più offensivi e con una lo siamo meno. Tutto dipende dalle caratteristiche dei giocatori. I giovani quest'anno finora hanno giocato. Dalla next gennaio verrà aggregato Compagnon. Noi però dobbiamo avere equilibrio perché la Juventus deve rimanere ai vertici nei primi posti e domani sarà un test delicato. Allegri ha già dimostrato di non aver paura di rischiare, anche se spesso gli viene rimproverato di puntare poco sui giovani quest'anno. Sia pure con la complicità degli infortuni, non si è fatto pregare a farli giocare, tolti Vlahovic e Kean. Finora ha impiegato 6 ragazzi nati dopo il 2000. Miretti e Fagioli hanno già messo in cantiere più di 1000 minuti a testa in tutte le competizioni, 14 e 13 partite da titolare, e Barrenechea ha scalato in fretta le gerarchie, imponendosi come alternativa più che credibile a Locatelli, fresco papà di Teo. Al netto delle assenze, la formazione anti-Samp risentirà della vicinanza con la trasferta di Friburgo di giovedì prossimo, quando la Juventus dovrà guadagnarsi i quarti di Europa League. Nell'allenamento di ieri Allegri ha provato un 3-4-2-1 con il giovane argentino accanto a Rabiot e Fagioli e Miretti alle spalle di Divunove. Uno schieramento insolito che consente però di sopperire alle assenze davanti, che Kean è squalificato per 2 turni, e di tenere Cuadrado, a destra dovrebbe giocare De Sciglio, in panchina, da utilizzare a gara in corso. Questa mattina Allegri farà l'ultimo test prima di sciogliere le riserve. Ma salvo sorprese si va verso una nuova bocciatura per Paredes, Max gli aveva dato fiducia con lo Spezia, ma il campione del mondo, il cui riscatto dal PSG in estate diventa sempre più improbabile, ha sprecato la sua occasione. Perciò potrebbe preferirgli un giovane, che ha energie, entusiasmo e voglia di mettersi in mostra. Da Fagioli e Miretti, che ormai sono delle certezze, Allegri si aspetta anche gol, Miretti è bravo a smarcarsi e trovare la posizione. Fagioli in futuro potrà stare davanti alla difesa. Avevamo tutti fiducia in lui, ma non lo immaginavo così maturo. È sveglio e furbo, credo che debba migliorare in fase realizzativa, lui e Miretti hanno le potenzialità per segnare di più. L'obiettivo è il secondo posto in solitaria, possiamo prendere un po' di vantaggio sull'Inter. Perché noi, lo dico e lo ripeto, abbiamo 50 punti. La classifica di cui parla Max è quella virtuale, lui, come tutti i tifosi, spera che possa diventare reale.